Allora, salve a tutti, siamo giunti al secondo appuntamento della nostra rassegna itinerante filosoficamente. E io sono molto contento quest'oggi di poter ascoltare la mia collega, la professoressa Nadia Brahi, alla quale darò fra poco, fra 2 secondi, la parola per la sua relazione che quest'oggi si svolge su filia e comunità ideale nel pensiero degli antichi. E devo dire che speravamo di poterci collegare con la nostra dirigente del COMI per un saluto che è mancato la volta scorsa, e ci sono ancora delle difficoltà tecniche che sono quelle insormontabili, come voi sapete, e che spesso ci stilettano. Sono le vere difficoltà alle quali noi dobbiamo cercare di far fronte in qualche modo. Non sempre c'è possibile. Io spero che la dirigente possa in qualche modo collegarsi a uno dei vari collegamenti che ho attivato. In caso contrario, ovviamente, fate conto che ci sia il saluto della medesima. Mi preme, prima di dare la parola alla professoressa Nadia Brahi, mi preme ringraziare nuovamente il professore Sulpizio per lo scorso seminario, che ha avuto veramente un grande successo e gli sono molto grato. E ringraziare anche Benedetta Ronco e la redazione di Paese Mio, compreso il caro amico Antonio Soleti, il quale oggi hanno fatto uscire più che un trafiletto, devo dire proprio un articoletto sulla nostra iniziativa. E la studentessa, la Benedetta Ronco, fa parte del Virgilio Redi, che io saluto, approfitto per salutare anche loro, che sono sempre, sempre partecipi. Ah, vedo la preside. Intanto mi scuso perché la volta scorsa non mi è stato possibile effettuare questo collegamento a cui tenevo moltissimo per un problema tecnico. Per fortuna questa volta è stato possibile rimediare. Dunque sono qui, sono Antonella Cazzato, sono la dirigente scolastica del Liceo Comini di Tricase e in questa situazione sono veramente felice di rivolgere questo saluto a nome della scuola e a nome mio naturalmente personale. Questo progetto filosoficamente è nato al Liceo Comi ben 7 anni fa per iniziativa di 2 docenti storici della scuola, la professoressa Cristina Barbara e il professor Carmine Zocco, entrambi docenti di filosofia presso il liceo. All'inizio il progetto è nato un po' in sordina, limitato alla nostra scuola e nell'anno successivo ad alcune scuole del territorio, ma via via è andato crescendo come meritava e come ancora merita, perché è stata veramente una splendida intuizione. So che oggi con questa modalità nuova, quindi in collegamento, sono più di 600 persone, quindi veramente mi rende felice. Perché dimostra che quando le idee sono buone poi vanno avanti bene e migliorano sempre più. Il periodo che stiamo vivendo, che è veramente drammatico, ha impedito di utilizzare quell'ambiente deputato della nostra scuola a queste iniziative che è l'Auditorium Donato Valli, nel quale tutto è cominciato 7 anni fa. E però ha consentito il collegamento con tante scuole e questo è per me motivo di soddisfazione. Infatti saluto tutti i docenti e studenti anche di altre scuole, di altri licei che sono in collegamento. Entro nel merito del progetto. Credo che la tematica che oggi è all'attenzione dell'intera rassegna e della relazione odierna sia veramente interessante e importante. La rassegna è incentrata quest'anno sull'educazione civica e sulle tematiche legate all'esercizio della cittadinanza, che è quanto mai urgente ed importante, ritengo. La tematica odierna della professoressa Brahi si riferisce invece a un particolare aspetto dell'amore, che è quello dell'amore empatico, della solidarietà, dell'amicizia e ha come tema filia. Perché ritengo che sia particolarmente importante? Perché in un periodo in cui le persone sono scoraggiate, a volte addirittura depresse e veramente in situazione di precarietà, l'idea che ci sia intorno a sé una sorta di solidarietà diffusa, di sostegno, è estremamente importante. Questo per un motivo. E un altro motivo che ritengo altrettanto importante è che dal punto di vista formativo, è importante che giunga agli operatori
ai docenti, ma anche agli studenti, che sono il nostro primo obiettivo, l'idea che anche durante una pandemia così drammatica occorre andare avanti con le cose belle della quotidianità. E quindi ragionare anche di filosofia, a proposito di a che cosa serve la filosofia. Ragionare di filosofia rimane importante e ci porta, ci conduce, ci ricollega all'idea di bellezza. Mi piace molto questo principio e questa idea di bellezza. La bellezza è laddove le persone riflettono, laddove le persone si interrogano su grandi temi della nostra esistenza. E ragionare di grandi temi della nostra esistenza è quanto mai urgente in questo momento. Per cui ringrazio il professor Ceriaci, che è stato in questo momento anche il gancio per me per poter rivolgere questo saluto. Ringrazio il Dipartimento di Scienze Filosofiche dell'Università del Salento per questa opportunità che ancora offre al Liceo Comi, ma anche ad altri licei della provincia, di ragionare di filosofia. Conservando quell'importante tassello della formazione dei nostri giovani, che è lo spirito critico e la speculazione e la ricerca, ecco, di sicurezze, ma anche di buone idee intorno all'uomo, intorno all'importanza di essere civiles, come in questo caso con la rassegna di quest'anno. Quindi davvero ringrazio tutti, non voglio sottrarre il tuo tempo, auguro buon lavoro e spero di avere un'altra possibilità di salutarvi più avanti. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Insomma, sono molto contento di essere riuscito perlomeno ad avere il saluto della dirigente. Non rubiamo altro tempo alla professoressa Nadia Brahi, che non vediamo l'ora di ascoltare. Ripeto il tema del suo intervento: filia e comunità ideale nel pensiero degli antichi. Cedo la parola con grande piacere alla professoressa Nadia Brahi, che avrà mezz'ora per parlarci del suo tema. A presto. Allora, grazie innanzitutto per l'invito a partecipare a questa meravigliosa rassegna. Mi permetto di condividere e nel frattempo di ringraziare, oltre ai miei colleghi Fabio e Fabio, professori Fabio Ciraci e Fabio Sulpizio, anche la dirigente che ha parlato per questo tema della bellezza che mi sta tanto a cuore e che senza saperlo introduce perfettamente la mia relazione, perché proprio su questo tema della bellezza io piano piano cercherò di interessarvi. Dunque, bentrovati intanto a tutti. Oggi desidero discutere con voi il rapporto tra amicizia e politica nel pensiero antico, discutendo in particolare le posizioni di Platone e di Aristotele. Io tenterò di argomentare due tesi correlate. In primo luogo, questa è la prima tesi, che l'amicizia è per gli antichi una disposizione e un valore naturale della vita umana associata. E poi una seconda tesi, che proprio in quanto tale, in quanto disposizione naturale, essa può essere letta a valore politicamente costitutivo, cioè in altre parole, che ad una politica autentica si richiede di fondarsi sull'amicizia tra i cittadini. Ora, per verificare in che senso, quindi la prima tesi, l'amicizia possa essere intesa come una disposizione naturale dell'anima o degli uomini, ovvero per verificare che gli uomini, proprio per natura, non siano nemici tra loro, ma abbiano invece bisogno l'uno dell'altro, proporrei di fingere di attraversare i tempi per apprendere la graduale trasformazione della concezione di amicizia. Quindi, per incominciare, pensiamoci proprio in quanto uomini all'interno delle opere, per esempio, di Omero e di Esiodo. Non disponiamo neppure di un termine per indicare l'amicizia. Il lemma philos, amico, è un aggettivo, significa caro, proprio. Il vocabolario di cui ci serviamo per descrivere la nostra relazione con coloro che sentiamo affini appartiene al lessico bellico. I philotes sono gli alleati con i quali gli uomini stipulano un patto di non belligeranza.
i quali, insieme ai quali sfidano i pericoli della guerra, alleanze e inimicizie, inoltre. Non sono nemmeno decise davvero dagli uomini, perché c'è dietro l'idea che gli dèi muovano le fila della storia, decidendole per loro. Lentamente, la fiducia in questi dèi, alterni partigiani dei diversi interessi degli uomini, si affievolisce. I sofisti, dei quali si sottolineano generalmente sempre i limiti, hanno il merito di aver mostrato all'uomo che lui stesso è autore dei suoi valori, in quanto effettivamente decide ciò che è utile e non utile, e che quindi è solo rispetto al destino, e nello stesso tempo è però libero di scegliere. Soli e liberi, gli uomini si trovano di nuovo di fronte gli uni agli altri. L'inimicizia tra gli uomini, molto più che l'amicizia, sembra naturale, al punto da non dover essere giustificata. L'altro è un potenziale rivale e rappresenta un pericolo dal quale sento di dovermi difendere. Gli amici, il termine intanto si è formato, sono coloro che io scelgo come alleati, ma solo perché consapevole che da solo praticamente non vado da nessuna parte. Ora, come terza tappa, dopo i poeti, Omero ed Esiodo, dopo i sofisti del nostro percorso, vorrei fare un piccolo riferimento a Trasimaco e ad una bella lezione che Socrate gli dà nella Repubblica di Platone. Il sofista Trasimaco non crede nella giustizia, pensa che i più forti, i più ganzi, siano uomini furbi, capaci di difendere i propri interessi, facendoli valere come cose giuste, e che siano pronti per farlo a prevalere su chiunque, amici e nemici. Ma Socrate osserva, si fanno autogol, perché finiscono per essere circondati da soli nemici, proprio cambiando le loro alterne amicizie e inimicizie. Ora, per essere forti, questo Trasimaco lo sapeva già, abbiamo bisogno degli altri. Ma i legami stabili, questo è ciò che Trasimaco deve capire, si fondano sulla giustizia autentica. La giustizia autentica discende dal riconoscimento del valore degli altri, vale a dire ciò in cui, secondo Socrate, consiste la vera amicizia. Al contrario di Trasimaco, proprio Socrate è un uomo forte e lo è perché è un uomo giusto. La sua ignoranza, so di non sapere, la sua ironia, la sua maieutica, sono i segni dell'amicizia di cui è capace e che si nutre del profondo rispetto che ha per ogni uomo che incontra. Socrate non insegna nulla, aiuta sempre a verificare il suo interlocutore che le convinzioni che gli sono state vendute come certezze dalla cultura dominante siano poi vere o no, lo porta per questo a guardare dentro se stesso per diventare autore della verità che cerca. Ed è così che si circonda di amici che lo scelgono e che non lo abbandonano. Un amico come Socrate ha una categoria di nemici, una sola categoria di nemici. Sono, per evocare il noto mito narrato da Platone in Repubblica, i custodi delle caverne. Socrate è l'amico che torna nella caverna per incoraggiare i suoi simili a guardare oltre le ombre e a cercare la verità che risplende alle loro spalle. Li trova liberi di lavorare, perché nella caverna loro le mani ce le hanno sciolte, così possono lavorare. Ma i loro piedi sono incatenati e anche il loro collo è intrappolato, affinché dietro, verso la verità, essi non possano guardare. Il linguaggio di Socrate appare incomprensibile ai suoi simili incatenati. Socrate subisce la derisione, che altro non è se non la prima e più efficace strategia per relegare l'altro alla solitudine dell'incomunicabilità. Ci vuole molto coraggio per difendere liberamente la propria visione della realtà di fronte a chi ci deride. Socrate non fu neutralizzato dall'arma sociale della derisione.
aveva il coraggio che gli proveniva dal saper parlare ancor meglio di chi l'avrebbe potuto esporre al ridicolo. Proprio per questo era ancora più pericoloso ed era necessario farlo fuori. Morì, come tutti sappiamo, costretto a bere la cicuta. Lo ammazzò la democrazia, che per un pugno di voti, legalmente ed in nome di una pretesa giustizia, decretò la sua condanna. Aveva mostrato con la vita e l'insegnamento che non ci sono bisogni più autentici di quelli che l'uomo ha di conoscere se stesso. Aveva destituito di significato ogni forma di alleanza che fosse finalizzata alla difesa di beni estrinseci a quello intimamente posseduto nell'anima umana. Aveva così ridisegnato il profilo dell'amico, dimostrando che, e questa sarebbe la prima tesi che intendevo sottoporre alla vostra attenzione, l'amicizia risponde al bisogno naturale ed autentico dell'uomo di specchiarsi negli occhi dell'altro, di riconoscersi come un valore, tanto da poter procedere autonomamente nella ricerca della verità e liberamente nell'espressione della sua natura di uomo e di individuo. Giungiamo così alla seconda tesi. Posto dunque con Socrate ed evidentemente con Platone, che ce ne tramanda le dottrine, che per natura gli uomini abbiano bisogno gli uni degli altri e che ancora per natura essi siano capaci di amicizia autentica, ci chiediamo: perché è necessario che l'amicizia autentica tra i cittadini sia un valore custodito dalla politica? E nel caso in cui dovessimo stabilire i motivi per cui è necessario che l'amicizia sia eletta a valore politico, è anche possibile che la politica se ne curi? In che senso? In che modo? Torniamo dunque sul nostro amico Socrate e riflettiamo ancora sulla sua morte. Che Socrate muoia, ucciso dalla politica dominante, di forma democratica, è un fatto gravissimo. Anche sotto la veste democratica, il potere ateniese proteggeva se stesso. La giustizia costituiva niente più che la maschera, aveva ragione Trasimaco, sotto la quale si erano celati gli interessi della parte dominante. Socrate, in quanto individuo, non era affatto garantito, tanto più in quanto il suo insegnamento creava consenso. In particolare, intorno alla necessità di esercitare in modo critico la capacità dell'uomo di ragionare su se stesso e sui suoi valori. Ancora una volta, la dignità dell'uomo, anche quella di un uomo forte, quale Socrate fu, per esprimersi liberamente, aveva bisogno di essere riconosciuta dalla comunità, non solo da quella spontanea dei suoi amici e discepoli, bensì anche da un'ideale comunità politica. Proprio questa mancava ad Atene. È necessario che la politica promuova l'educazione dei cittadini, perché altri Socrate in tutti i tempi non muoiano, ma siano piuttosto riconosciuti nel loro valore, in particolare nel valore di maestri talvolta, e persino di guide dello Stato. È dunque necessario che la politica si occupi dell'amicizia, di questo tipo di amicizia, dell'amicizia autentica con cui Socrate stabilisce il reciproco riconoscimento che un essere umano deve del valore di qualsiasi altro essere umano come lui. Nasce da queste circostanze, terribili e meravigliose insieme, infatti, il progetto politico di Repubblica. Sullo stato ideale, giusto, immaginato da Platone, sono state scritte pagine e pagine. Non solo, qualche volta quel progetto si è detto, si è provato a realizzarlo. Io sono del parere, condividendo la lettura di Gadamer, che Repubblica non sia affatto un progetto politico vero e proprio per formare uno Stato così come è descritto, ma che serva soprattutto come un invito ad esercitare la critica delle condizioni della politica di ogni tempo, memori della lezione di Socrate. È vero, ci sono le classi, artigiani, guerrieri, custodi dello Stato, si occupano di mansioni diverse, ma questo accade in modo spontaneo. Ciascuno è messo nella condizione di sondare la propria natura e di scegliere in che modo vivere la propria vita per essere felice.
i filosofi, i custodi dello Stato, sono certamente coloro che, individuati come capaci di guidare lo Stato, sono i primi ad andare oltre gli interessi di una visione politica particolare o familiare. Per natura non hanno alcun interesse diverso dall'amore per il sapere. Ma cosa amano? Conoscono ed amano la natura umana. Ne rispettano il valore. E proprio per questo sono in grado di indicare ciò che è bene per i cittadini. Per la prima volta nello Stato platonico la giustizia non si esprime in norme determinate, né si perpetra attraverso alcuno strumento coercitivo. La giustizia discende in modo naturale dal rispetto e quindi dall'amicizia autentica che il buon governante ha verso ogni cittadino, il quale, al di là di ogni differenza, è un uomo come lui. Stabilito dunque che è opportuno che la politica custodisca l'amicizia tra i suoi cittadini, in che modo può farlo? Lo fa, nello stato platonico, attraverso la cultura e l'educazione. Significativo, infatti, che mentre non si discuta di norme e di leggi nella Repubblica, si è dedicato invece ampio spazio alla definizione del curriculum studiorum offerto dallo Stato per la formazione dei ragazzi. La cultura, e qui mi incontro con la dirigente che ha parlato prima, in particolare la cultura della bellezza, dell'armonia, eletti come valori autentici e accessibili in modo naturale a qualsiasi uomo in quanto uomo, è l'unica risorsa dalla quale scaturisce la speranza di una convivenza pacifica, conciliante i molteplici e tutti validi punti di vista, senza alcun relativismo. E invece, nel rispetto della pluralità, oggi diremmo della multiculturalità, del multilinguismo e delle variegate congetture che ogni uomo ha sul mondo. Da questo punto di vista, lo Stato platonico si presenta come la comunità ideale di uomini che conoscono se stessi ed esprimono liberamente la loro natura. Insomma, i filosofi di Repubblica sono i custodi delle comunità umane, non delle caverne. Innamorati degli uomini e della verità, non si servono degli uomini e della verità come strumenti, ma al contrario li servono, gli uomini e la verità, come amici. Così, promuovendo l'illuminismo della ragione, lo stato ideale platonico conduce ad un oltrepassamento, per citare Rawls, del concetto di giustizia in quello dell'amicizia. La precedenza dell'amicizia, cosa che stiamo vedendo sulla giustizia, quindi l'amicizia fonda la giustizia, dall'amicizia discende la giustizia. Agostino, ama e fa quello che vuoi, più tardi. Quindi questa precedenza dell'amicizia sulla giustizia è stabilita ancora più chiaramente, cioè la si può leggere proprio nel testo, da Aristotele, in diversi punti, passi delle sue opere. Io ne cito alcuni tratti dall'Etica Nicomachea, ve li ho anche forniti in un handout in cui ho offerto tanto materiale che sta sotto la mia relazione e ho precisato che un paio di passi li avrei letti. Questo è uno di quei passi. Si ritiene, dice Aristotele, siamo nell'ottavo libro dell'Etica Nicomachea, che per natura vi sia affetto del genitore verso la sua progenie. E nella progenie verso chi li ha generati. E ciò non solo tra gli uomini, ma anche tra gli uccelli e nella maggior parte degli animali. Che vi sia anche affetto reciproco tra gli animali della stessa specie e soprattutto tra gli uomini, e da ciò derivano le lodi per i filantropi. Anche nelle spedizioni si può vedere come ciascun essere umano senta vicino a sé e quindi amico ogni essere umano. A quanto pare l'amicizia tiene unite le città. E i legislatori si preoccupano di essa più che della giustizia. Infatti si ritiene che la concordia sia qualcosa di simile all'amicizia. I legislatori perseguono soprattutto questa, mentre tengono fuori dalla città soprattutto l'inimicizia come una nemica. Tra gli amici non c'è bisogno di giustizia, mentre i giusti hanno ancora bisogno dell'amicizia. E il culmine della giustizia è considerato un sentimento vicino all'amicizia.
In questo primo passo, tratto dall'ottavo libro dell'Etica Nicomachea, Aristotele enuncia la superiorità, quindi, dell'amicizia sulla giustizia. Gli esempi di affetto reciproco tra gli animali della stessa specie sono forse l'elemento più evidente con cui Aristotele mostra il carattere naturale che induce i simili a stringersi in un rapporto che qui viene chiamato amicale. Tale evidenza è tenuta, a detta di Aristotele, in debita considerazione anche dai legislatori, i quali si preoccupano, come dice il testo, più della giustizia, cioè più dell'amicizia che della giustizia. Questo passo che abbiamo letto, Aristotele si richiama un po' oltre, sempre nel medesimo libro, ottavo, per scendere più in dettaglio e per esemplificare, mostrando che in ogni comunità vi è una qualche forma di giustizia e un tipo corrispondente di amicizia. Distingue dunque tre tipi di comunità familiare e tre tipi di amicizia e di giustizia su cui questi tre tipi di comunità familiare si fondano. Ad ogni comunità familiare con corrispondente forma di amicizia e di giustizia fa corrispondere un'ideale forma di governo. A ciascuna forma di comunità familiare politica fa corrispondere poi una forma degenerata. Quindi abbiamo la comunità tra padre e figli che corrisponde al regno, che è la migliore forma di governo, e la sua forma degenerata è la tirannide. Poi la comunità tra marito e moglie che corrisponde all'aristocrazia, la sua forma degenerata sarebbe l'oligarchia. Quella tra fratelli che corrisponde alla timocrazia, che è la peggiore tra le forme ideali, e ha una sua forma degenerata nella democrazia. Ora, a parte l'elenco che riproduce cose che già conoscete, vorrei soffermarmi sullo specifico tratto comune di queste tre relazioni. In ciascuna delle comunità ideali che abbiamo nucleato, insomma, che ho ricordato, il riconoscimento del valore degli individui appartenenti ad una corrispondente, praticamente, lo vorrei dire in altre parole, che cosa fa, che cosa c'è, cosa determina i diversi tipi di amicizia e i diversi tipi di giustizia? Alla base c'è sempre il riconoscimento del valore degli individui appartenenti alla comunità. Mi spiego meglio andando sugli esempi. Nella monarchia, i re e i sudditi riconoscono il loro reciproco valore, proprio come, nella stessa maniera e misura, re e sudditi riconoscono il loro reciproco valore, proprio come accade tra padre e figli. L'amicizia tra i due soggetti della relazione non richiede di essere normata. Infatti, senza che si dia alcuna forma di giustizia legalmente espressa e senza che alcuna legge lo imponga, in entrambi i casi il superiore, sovrano padre, si prende cura dell'inferiore, sudditi figli, e l'inferiore in entrambi i casi, senza che una norma lo imponga, si accoglie la cura del superiore. Lo stesso avviene nel regime aristocratico. Nel regime aristocratico, proprio come nel rapporto ideale tra moglie e marito, il riconoscimento del reciproco valore sta alla base di un'amicizia dalla quale discende la giusta distribuzione dei compiti. Di nuovo, nel regime timocratico, proprio come il rapporto, dice Aristotele, tra fratelli, il riconoscimento del valore non è quello intrinseco, perché intrinsecamente qui sono tutti uguali, ma censo per la polis e età per la comunità familiare che stiamo considerando, ancorché estrinseci, sono alla base del riconoscimento reciproco e quindi dell'amicizia e di nuovo della corrispondente attribuzione degli incarichi. Quindi cerco di andare al cuore della questione. Anche in questo caso, proprio il riconoscimento del valore dell'altro, che tanto per Platone quanto qui per Aristotele fonda l'amicizia e dal quale ogni giustizia discende, è assente nelle forme degenerate dei rapporti, tanto familiari quanto politici.
Il rapporto tra padre e figli, così come quello tra sovrano e sudditi, diventa tirannico quando il superiore riconosce i suoi inferiori solo come strumenti e diventa semplicemente oligarchico il rapporto istituito da chi, più forte o ricco, domina sull'altro in quanto debole. Diventa democratico, però questo per Aristotele significa privo di qualsiasi criterio, il rapporto tra individui che si riconoscono tutti alla pari e pretendono di fare ciascuno quello che vuole, negando di fatto che ci sia qualcosa di comune, oltre il completo relativismo delle opinioni e delle possibilità. Ora leggo a tal proposito un bel passo tratto ancora dall'Etica Nicomachea e poi mi avvio alle conclusioni. Nelle deviazioni, sia il giusto sia l'amicizia, si riducono a poco. Si riducono al minimo nelle costituzioni peggiori, dato che nella tirannide l'amicizia è poca. Infatti, nelle costituzioni in cui non vi è nulla di comune tra governante e governato, non vi è nemmeno amicizia e nemmeno giustizia, ma il rapporto è simile a quello di un artigiano col suo strumento, dell'anima verso il corpo, del padrone verso lo schiavo. Di tutte queste cose si prende cura chi ne fa uso. Non vi è amicizia né giustizia verso cose inanimate, come neppure verso un cavallo o un bue, o verso uno schiavo in quanto schiavo, dato che tra loro non vi è nulla in comune. Infatti lo schiavo è uno strumento animato e lo strumento è un servo inanimato. Quindi, in quanto è uno schiavo, non vi è amicizia nei suoi confronti, in quanto essere umano, dice Aristotele. Sì, pare che vi sia qualche forma di giustizia da parte di ciascun essere umano nei riguardi di tutto ciò con cui si può avere comunanza, di leggi, di convenzioni e quindi anche dell'amicizia, nella misura in cui l'altro è un essere umano. Nella misura in cui l'altro è per me un essere umano, si danno sempre, ci dice Aristotele, una qualche forma di giustizia e di amicizia. Al di là di qualsiasi differenza, dinanzi ad un altro uomo, sono uomo come lui. La natura umana che ho in comune con l'altro uomo è il fondamento del mio rapporto autentico con l'altro, dell'amicizia con cui guardo l'altro come un valore, della giustizia con cui riconosco che i suoi diritti non sono diversi dai miei. Ma in che cosa consiste questa natura umana che ho in comune con tutti? L'uomo è animale razionale ed è animale politico. Potrei rispondere così, citando testualmente Aristotele, però preferisco specificare. Proprio come per Platone, anche per Aristotele, la natura umana è dialogica, tende all'incontro con l'altro, nel quale si riconosce e con il quale cresce. Persino più della saggezza, infatti, l'amicizia è per Aristotele espressione piena della natura razionale dell'uomo. Siamo tutti fatti per stare con gli altri. Non solo perché questo ci piace o ci serve, ma perché ci fa crescere. E questo accade ogni volta che cerco l'altro non come un mezzo, ma come un fine, perché ne riconosco il valore. E questa è l'amicizia secondo virtù, celebrata da Aristotele nei libri VIII e IX dell'Etica Nicomachea. Si tratta di un rapporto tra uguali che si apprezzano con rispetto, che si rafforzano vicendevolmente, che cercano di migliorarsi, cercando la verità con fiducia e impegno. Tanto per Platone quanto per Aristotele, è opportuno che ciascuno guardi se stesso e sempre, tuttavia, anche più in alto. Liberato dalle catene in Repubblica, lo schiavo rivolge il suo sguardo verso il sole che in alto splendeva da sempre alle sue spalle. E forse non è un caso che i due libri dedicati da Aristotele all'amicizia, l'ottavo e il nono dell'opera, seguano il sesto che è dedicato alla saggezza, alla virtù della ragione, ma precedano il decimo dedicato alla sapienza, implicitamente invitando chi voglia essere un vero amico a che non rinunci ad essere un vero uomo, amando se stesso e approfondendo proprio in dialogo con gli altri, con l'amore della sapienza, filo, amicizia, sofia, saggezza, sapienza, la verità che porta dentro. Diversamente dai custodi di qualsiasi caverna, familiare, sociale, politica, i buoni governanti di una comunità ideale non temono l'amicizia, semplicemente perché non hanno nulla di personale e di privato da difendere e sanno invece che dal riconoscimento del valore degli amici discendono ogni bene, utilità e piacere conseguenti.
La giustizia, in fin dei conti, non serve se non a sancire ciò che l'amicizia produce in modo spontaneo e naturale. Solo così, essendo veri uomini, possiamo essere veri amici e cittadini di una comunità ideale. Vi ringrazio per l'attenzione. Allora, molte grazie alla professoressa Brahi per questa bellissima esposizione, devo dire molto, molto stimolante sotto vari aspetti. Adesso riaprirò alle domande che si stavano prenotando in precedenza. Ho dovuto chiudere perché abbiamo sempre qualche buon tempone che utilizza l'anonimato per farsi un po' di pubblicità, ma noi farò presente al pubblico che ci segue che in realtà possiamo moderare i commenti e soprattutto al termine di questa sezione noleggiamo anche gli IP macchina di chi si collega e quindi vi chiederei di essere più attenti a quello che scrivete, anche se avete un VPN, la cosa non cambia in nessuna maniera. Allora intanto ripeto molte grazie per questa bella esposizione Nadia. Ci sono già credo delle domande, c'è qualche domanda da parte di qualche scuola. Io posso approfittare forse per fartene una nel frattempo, sì, mentre la raccogliamo, perché ci vuole qualche minuto, come abbiamo chiesto alle scuole, per raccogliere. Facevi riferimento a quel famoso passo di Platone della Repubblica riguardante la nobile bugia, come viene solitamente chiamato, no? La nobile menzogna, quello della nascita degli uomini in differente stirpi, diciamo così, in differenti uomini di bronzo, di argento, di oro. È vero è che Platone però ci dice che da un uomo di bronzo può nascere un uomo d'oro, cioè un uomo dotato di talenti per dirigere la polis, no? Allora, questo passo è stato variamente interpretato, sicuramente lo saprai, anche in senso razzistico, tu sai che è un tema al quale io tengo molto, e volevo che tu tornassi su questo punto per spiegare che in realtà Platone fa proprio il contrario, ci dice che si può nascere d'oro anche se si è figli di un uomo di bronzo e viceversa. Vorrei che sottolineassi questo aspetto perché reputo che sia davvero molto molto importante. Grazie, a te la parola. Ci provo, Fabio. Certamente condivido questa interpretazione, è la prima evidenza dell'argomento che tu citi, Fabio. E per i nostri studenti in ascolto, il criterio con cui si discerne l'appartenenza ad una classe. Ecco, per Platone io nasco che posso essere figlio di una persona che ha governato lo Stato, posso essere figlio di un soldato e di un eroe che lo ha difeso, posso essere una l'umile figlia di una famiglia privata che ha semplicemente amministrato l'educazione dei figli. Questo non mi deve proprio interessare, nel senso non interferisce. Forse potrebbe anche, se uno ci scavasse dentro, potrebbe anche interessarsi della questione da dove vengo, quanto d'origine, potrebbe anche essere un apporto in più. Ma il testo non dedica molta discussione a questo aspetto. Che io provenga da qualsiasi classe sociale, qualsiasi momento storico, non interferisce in alcun modo con l'umanità che mi porto dentro. E l'uomo è ugualmente costituito in qualsivoglia delle differenze che lo si consideri. Uno schiavo è tale quale a un custode. Perché? Perché lo schiavo c'ha un'anima come il custode c'ha un'anima. E lo schiavo vuole. Lo schiavo si arrabbia. E lo schiavo capisce esattamente come vuole
il filosofo, esattamente come si arrabbia il filosofo ed esattamente come capisce il filosofo, nel senso che ne ha la facoltà. E allora è una questione di inclinazione, che io sia portato ad essere, a prendermi cura della famiglia e non a capire lo Stato come è fatto, oppure a difenderlo, a fare un mestiere o fare un altro mestiere. Questa è una questione di inclinazione, di come sono fatta per natura, e non c'è niente di sbagliato, non c'è qualcosa di più giusto e di meno giusto. Tutte le scelte di vita hanno pari diritti. Ed è importante per Platone l'idea che ciascuno la propria natura la possa scrutare, perché proprio perché le vite hanno pari diritti, tutte quante possono essere scelte, possono essere amate e possono essere l'occasione per sviluppare appieno la propria natura. E come si fa? Io sviluppo la mia natura quando mi prendo cura della parte del mondo in cui ho scelto di vivere. Qui adesso mi contengo nella risposta, invito i ragazzi a leggere per completare, per capire, magari per apprezzare, se vogliono, qualche evocazione che ho fatto, il mito di Er. Soprattutto guardate la vita che si sceglie Ulisse, andatevela a vedere. Io ti devo, mi permetto di interromperti solo perché abbiamo veramente tante domande per te, cara, quindi te ne leggo qualcuna. Tra l'altro ci sono sempre i 600 e passa partecipanti come l'altra volta, quindi ringrazio davvero tutti. Lei ha detto che secondo Aristotele l'amicizia ha la precedenza sulla giustizia, ma in che modo l'amicizia deve prevalere sulla giustizia? Secondo lei che rapporto c'è tra amicizia e giustizia nella società contemporanea? Quinta BL Liceo Comi. Dovrei rispondere brevemente perché ne hai tante di domande. Sì, diciamo, ok. Allora, aspetta, mi devo concentrare per ricordare bene la domanda. Sì, la domanda recita: perché o in che modo l'amicizia deve prevalere sulla giustizia? E ha, qui, ha la precedenza sulla giustizia, sì. Però c'è un deve da qualche parte. Ma in che modo l'amicizia deve prevalere sulla giustizia? Ok. E proprio questo deve il punto della questione. L'amicizia non deve prevalere sulla giustizia, l'amicizia prevale. Quando una madre ama il figlio, non si prende cura del figlio o dei figli, perché sta scritto da qualche parte che questo va fatto. Non lo fa perché altrimenti i figli glieli tolgono, lo fa perché riconosce nel figlio un bene assoluto. E per quello, per farlo crescere, dà tutta se stessa. Quindi questo paragone che ho fatto con la madre, madre-figlio, me lo permetto, oltre perché lo trovo proprio suggestivo, perché sta nel testo di Aristotele. Aristotele, quando deve spiegarci com'è l'amicizia, il paragone, pensate ai rapporti di una madre con un figlio, tutto discende in modo naturale. Poi se tu dovessi andare a vedere se quella madre, svegliandosi di notte per preparare, eccetera, ha fatto bene, tu diresti di sì e diresti è giusto. Se dovessi descrivere il buon comportamento di un genitore, lo descriveresti come quello, è giusto quel comportamento di un genitore che è profondamente innamorato dei suoi figli, cioè che li considera non come strumenti di cui vantarsi, che gli servono per mandare avanti un'attività o non so cosa mi viene in mente, ma come un valore in sé. Poi la seconda parte della domanda, molto interessante. Consiglio di leggere, adesso io l'ho mandato anche questa indicazione, ve lo faccio anche vedere, io me lo sono comprato, questo libro di curato da Berti Vega, La politica e l'amicizia, ma ci sono tante altre cose interessanti che si possono leggere in materia, perché la classe mi fa una bella domanda sul rapporto tra amicizia e politica oggi. Oggi non c'è questo rapporto, la politica è sganciata dall'amicizia, perché? Se voi andate ad approfondire, io non posso adesso nel tempo a disposizione, il riferimento bibliografico che vi ho indicato, voi vi accorgete che la questione è correlata a cosa è bene, e cerco di essere sintetica per lasciare almeno traccia. Oggi bene è il diritto dell'individuo. Nel mondo degli antichi il bene era il diritto dell'individuo dentro una comunità, fuori dalla quale l'uomo non si poteva neanche pensare. Oggi bene è
che la mia libertà non venga lesa in alcun modo, che io possa per difendere l'individualismo, la società sia atomizzata e in questo atomismo l'amicizia è diventata privata e quindi necessario per pensare con gli antichi, cosa che in questo libro per esempio viene riproposto e attualizzato, ecco, un capovolgimento della prospettiva, cioè pensare il bene come bene non dell'individuo, ma dell'individuo in quanto uomo. Devo essere se siete interessati, se potete scrivermi e possiamo completare il discorso in qualche modo. Allora, io ti chiederei di prendere qualche appunto, perché ti cercherò di farti un po' di riassunti. Allora, intanto la professoressa Mirico Dolores Mirico, ovviamente, che sarà attrice, tra l'altro, anche dei nostri seminari, ti chiede, ti fa i complimenti e chiede se è possibile ritornare sull'affermazione che gli uomini siano capaci di amicizia autentica per natura. E poi perché dovrebbe prevalere una sfaccettatura, quella amicale, sull'altra, e in che cosa garantisce tutto ciò. Vado un po' avanti per dare voce anche a qualcun altro. La quinta di Vanini di Casarano: come reagisce Platone quando un uomo viene meno all'amicizia riposta in lui? C'è un certo Gigino che non so chi sia. Salve professoressa, vorrei chiederle se secondo lei, quando Platone dice che nel suo stato ideale non si hanno figli ma tutti sono figli di tutti, secondo lei può esserci ugualmente quel rapporto di amicizia che c'è tra padre e figlio, tra gli uomini? Continuo con la quinta BL Liceo Comi: cosa manca o cosa impedisce oggi agli uomini di realizzare lo stato di armonia in cui ogni uomo conosce se stesso ed è messo nella condizione di scegliere? Ci chiedono dei rapporti fra Socrate e Shakespeare, il Liceo Vanini. Qui non saprei proprio cosa rispondere, quindi risponderei tu che sei relatrice. Ci sono molte altre domande, do precedenza ovviamente alle classi. La quinta è del Liceo De Giorgi: come si inserisce in questo contesto di utopica amicizia tra sudditi e re l'ascesa al trono di un individuo a scapito degli altri? Mi fermo un attimo qua, ce ne sono anche molto altre, c'è il Capece Maglie e ancora il Vanini, però aspetto che risponda a questo blocco. Prego Nadia. Di nuovo ci provo. Allora, alla professoressa Mirico, che saluto perché siamo state colleghe anche all'università, rispondo: gli uomini sono capaci di amicizia autentica per natura. Ecco, questo ho cercato di mostrare che lo prova Socrate. Socrate evidenzia con il suo insegnamento la possibilità di superare una visione particolare dell'amicizia, evidenzia invece la possibilità di stabilire un rapporto autentico da uomo a uomo. Che cosa lo permette? Proprio l'amicizia tra simili, no? Qual è l'elemento di similitudine tra Socrate e qualsiasi uomo? La natura umana, la natura umana che vuole l'esplicazione di se stessa. Socrate vuole perfezionare la sua natura, quando incontra gli altri sa che lo stesso desiderio intimo di perfezionare la sua natura, di esprimersi con libertà, sta nel suo interlocutore e quindi lo sviluppa. Devo naturalmente bloccarmi e andare avanti. Platone, quando viene meno l'amicizia, ecco, questo non è un tema, a chi me lo chiede, che Platone tratta, cioè il discorso Platone, come si pone Platone di fronte a uno che viene meno l'amicizia. Questo non è un tema che tratta Platone. Se uno vuole può invece pensare ad Aristotele. Aristotele ha una domanda del genere, se lo fa, perché vede le amicizie sul nascere, le condizioni per cui si consolidano e durano, e quando invece vengono meno quali sono le cause e come uno si dovrebbe in qualche maniera comportare. Però la domanda è diretta a Platone e Platone non ce lo dice. Io per dare una risposta, un po' forzando, faccio riferimento a Socrate quando viene tradito dalle leggi. Le leggi non sono più amiche di Socrate nel momento in cui lo condannano. Ma Socrate che cosa fa di fronte a queste leggi che non sono amiche? Ne riconosce il valore e dal momento che quelle leggi l'hanno tenuto in vita, l'hanno permesso di educare, ne sviluppa il valore fino in fondo accogliendole. Perché la felicità, la realizzazione della natura, dell'uomo è interiore.
di nuovo vado avanti. Lo stato ideale, tutti, ok, anche qui mi si chiede se in uno stato ideale dove gli individui non conoscono più da dove provengano, da dove provengono, perché c'è questa idea del comunismo, no? Sia pensabile un rapporto tra padre e figli. Ancora una volta, questa non è una riflessione di Platone, è una riflessione di Aristotele. È nella seconda e ultima parte della relazione che ho sviluppato questi rapporti, no? Il rapporto padre-figlio corrisponde al rapporto tra sovrano e sudditi. Platone non riflette in questi termini, ma che cosa potrebbe dire? Che il sovrano, il filosofo, sente proprio come un padre i cittadini, gli uomini come suoi. E perché dovrebbe farlo? Proprio per questo elemento della natura comune che conosce e che ama e che vuole emancipare. Il rapporto tra il filosofo e i cittadini somiglia molto più non a quello padre-figli dentro a Platone, alla filosofia platonica, ma a quello maestro-allievo. E qui si dovrebbe riflettere sulla pederastia e insomma sull'ideale educativo. Il simposio darebbe un valido contributo. Vado avanti. Oggi armonia conosce. Perché oggi non abbiamo perduto questa idea della, non di una politica che si volge all'armonia, che vuole consolidare l'armonia? Era questa domanda? Prima di Socrate e Shakespeare. Adesso non ti saprei dire perché c'è un tridente enorme che non mi raccapezzo più, Io credo che sinceramente. sia questa la domanda, no? Che mi si chiede perché oggi non è possibile uno stato ideale come quello di Platone, perché è fuori moda, no? È un po' questo, no? Proprio per questa domanda, diciamo, la risposta a questa domanda va un po' nella direzione della, boh, non lo so, mi era stato chiesto qualcosa. Comunque, la risposta a questa domanda, perché non è pensabile? Perché fuori moda? Perché nella idea politica, nella proposta politica di Platone, al centro della riflessione c'è l'idea di bene. E questa idea di bene è comprensiva della definizione della natura dell'individuo, tale da non essere pensata la natura dell'individuo come atomizzata. Gli individui, gli cittadini dello Stato di Platone, non solo individui, atomi che difendono il proprio interesse, che stanno attenti a non farsi calpestare i piedi, a casomai la propria posizione, no, è una politica in cui c'è la convinzione da parte di Platone che attraverso l'educazione tu vuoi difendere i tuoi diritti individuali, attraverso l'educazione lo farai, perché se lo Stato ti insegna che non c'è una verità normativa da difendere e che la verità che alberga in ogni uomo è autentica, l'invito è a che tu la pensi, a che tu la promuova, ma uno stato così fa paura a Trasimaco e a tutti coloro che devono possedere degli interessi costitutivi. Quindi qual è la strategia? Divide e t'impera, eh? Ci dividono, ci fanno guardare il nostro orticello, e in questo modo non possiamo guardare oltre perché è fuori moda. Perché cos'è il bene? Il bene non esiste. C'è un'osservazione del nostro amico e collega Stefano Marra del Liceo Capece di Maglie, il quale dice: mi permetto di sottolineare come le considerazioni della professoressa Brahi, ad esempio quella sull'inclinazione personale, assodata alla pari dignità di ogni essere umano, abbiano una grande valenza anche in chiave orientativa, considerando l'uditorio. E noi condividiamo ovviamente questa osservazione del nostro amico. Le domande sono veramente tante. Io ho scritto il tuo indirizzo istituzionale, Nadia, nel caso in cui qualche studente o collega volesse poi rivolgerti qualche altra domanda. Abbiamo ancora 4 minuti, però qualche domanda te la faccio ancora. Lei, professoressa, ha detto che per Platone, così come per Aristotele, la natura umana è dialogica, cioè gli uomini sono nati per stare insieme. Allora, quell'homo homini lupus di cui ci parla Hobbes è falso, cioè l'uomo non si unisce per paura del suo simile. Quindi questo è un paragone fra due, una contrapposizione fra due filosofi e due pensieri. Forse potresti rispondere, nel frattempo scelgo qualche altra domanda. Bella questa domanda, mi piace moltissimo perché è una domanda che mi sono posta anch'io. Secondo me Socrate ha dimostrato che Hobbes poteva vedere ancora più lontano. E perché dico questo? Perché la tesi di
dell'uomo che è il lupo contro un altro uomo, è la tesi di Trasimaco in fondo. Uomo contro uomo, ho bisogno di allearmi con gli altri per difendere i miei interessi. Socrate non dice che questo sia falso, storicamente avviene, anzi è morto per questo, però mostra che la natura umana è capace di oltre, e se è capace di più, è quello il massimo che la natura umana sa fare. E quindi la natura umana si definisce dal suo massimo e non dal minimo che magari è più diffuso. E questa è la specificità della natura umana, saper pensare al bene, saper pensare il bene, saper incarnare il bene, saper pensare una natura in cui la giustizia esiste. E io sono molto platonica e ringrazio moltissimo Socrate di aver sconfitto con le armi coraggiose della retorica e di essere morto per mostrare la bellezza della natura umana in cui io credo. Credo che tu abbia risposto ad altre domande, quindi non te le farò. Qui c'è poi una Barbara Lazzari che ci chiede alla Quinta Liceo De Giorgi, è vero che se poniamo l'amicizia bisogna porre anche l'inimicizia contemporaneamente, un po' come certo, Rossettano. Certo, l'ho anche mostrato, a tutti i livelli è così. L'amicizia, la prima forma di amicizia, no? Diciamo, ne abbiamo distinte due, grosso, anche di più, però due, no? Nel senso, intendo amicizia come alleanza, come l'alleanza cameratesca, come alleanza tra soldati che mi consente di appartenere a un gruppo per difendere i miei interessi, per difendere la mia sicurezza, e quindi da chi? Dall'inimico, evidentemente, che mi può attaccare. Già questa forma, amicizia, presuppone l'inimicizia. Ma anche a livello più alto, se pensiamo all'amicizia che ci insegna Socrate, io amico dell'uomo che riconosco nel suo valore. Io Nadia che vi sto parlando e che penso di fronte a me una pluralità di gioielli, tutti gli studenti con nel loro cuore le aspirazioni, una natura che aspetta soltanto di essere conosciuta per poter esprimersi e per poter gettare nella società forze, risorse nuove delle quali noi abbiamo assolutamente bisogno. Beh, una concezione di amicizia come questa è chiaro che chiama dietro l'inimicizia. E l'ho detto, Socrate ci aveva una sola categoria di nemici, quella dei custodi delle caverne. Chi non vuole gli uomini liberi, non vuole dei Socrate che insegnino agli altri che non c'è nulla da imparare, ma che c'è tutto da cercare dentro se stessi e che niente deve essere accettato come una norma se prima non passa il vaglio della ragione. Certo, ogni volta l'amicizia chiama il suo contrario. Io avrei tante altre domande che ti hanno posto, però ti darò, tanto potrai anche leggerle tu dalla chat, comunque sono veramente troppe per poter rispondere in pochi minuti, penso che ci vorrebbe un'altra oretta, quindi vuol dire che la relazione ha sortito l'effetto che noi speriamo con questo tipo di seminari e telematici, quindi mi scuserò con la terza D del Vanini, la quarta B del Licio Capece, il Liceo De Giorgi che ne ha fatto altre, il Liceo Girolamo Comi, quarta AU, scusate tutti quanti, la terza G del De Giorgi, vi chiedo umilmente scusa ma non abbiamo proprio la possibilità di andare oltre, abbiamo già sconfinato molto, devo dire. Però permettetemi di cogliere questa occasione per intanto per ringraziare ancora la collega di questa bellissima relazione e anche delle risposte, devo dire. E farei concludere la professoressa con un suo pensiero a chiusura di questo seminario, ricordandovi che il prossimo appuntamento è mercoledì 25 novembre 2020 con la professoressa Alessandra Beccarisi, che è stata anche presidente del nostro corso di laurea, con una domanda molto attuale. Ha ancora senso parlare di discriminazioni di genere? Una riflessione filosofica. La professoressa coordina un gruppo sulle discriminazioni di genere, quindi vi parlerà di questo tema che pienamente incluso in quello della cittadinanza, ma mi permetto di lasciare l'ultima parola alla mia collega, anche come forma di ringraziamento per questa bella esposizione, questo bel seminario, e vi do appuntamento quindi alla prossima volta. Un caro saluto a tutti. Prego Nadia. Non mi aspettavo di dover dire ancora due parole, soprattutto due parole personali, ma da amica guardo gli amici che ho di fronte
il pubblico degli studenti, così come anche dei professori. E da amica li guardo in quanto uomini e mi permetto di consegnare questo mio invito tanto socratico nel quale io credo. Cercate gli amici non dove le ragioni vi danno la forza di credere che tutto va bene. Cercate gli amici laddove le ragioni degli amici vi danno la forza di sfidare qualsiasi forma di gravità, qualsiasi certezza, qualsiasi dovere, qualsiasi imposizione che anche la cultura stessa ci possa far valere come vincolante. Cercate gli amici laddove il loro stare insieme possa valere per voi come forza per essere liberi, per esprimere la verità che vi portate dentro, il motivo per cui siete nati. Io sono convinta che questo motivo c'è, a volte è come il sole dietro le nuvole, difficile da rintracciare, ma c'è e si deve avere la forza di cercarlo sempre, senza tradirlo mai, senza mai venire a patti con niente, in cambio di nessun premio. Perché il premio è quello, essere fedeli a se stessi, alla natura che in noi chiede di essere conosciuta per esprimersi liberamente. Questo è il mio messaggio. Grazie Nadia, e da ora in poi concluderemo con i relatori e con una citazione, con una loro considerazione personale. Ancora molte grazie a tutti coloro che hanno partecipato. A presto, alla prossima volta. Grazie.